Mara Maionchi, ospite di Italian Music Blog qui da Liverpool. Mara, tu sei un'improvvisatrice assoluta. So fare altro. Ecco, in un regno dove invece di improvvisazione ce n'è poca, perché questo è uno spettacolo calibrato al millimetro. Come ti trovi in questa cosa? C'è uno spettacolo precisissimo. Io l'ho trovato uno spettacolo precisissimo e eccezionale. Qualche volta trovo un po' caricate le canzoni, cioè l'immagine ti distoglie dalla canzone. Questo secondo me è, poi voglio dire, perché la canzone è un mestiere, il ballo è un altro. Cioè alcune volte è fin troppo caricato. Festival di Sanremo, secondo te, può imparare qualcosa dalle metriche di Eurovision, il ritmo, il fatto che ci siano stacchi molto brevi? Si può imparare da quello, l'ho trovato giusto, perché poi la gente è stanca, ha lavorato, insomma la gente fa vite normali. Io ho trovato che Eurovision ha delle cose ottime e per cui bisognerà impararle, io credo che sarebbe giusto. Beh, meno gente che parla, le canzoni sono la grande guida della trasmissione, le presentazioni, ho trovato molto carino certe cose. Invece qualcosa che il Festival di Sanremo può insegnare a Eurovision, che so, l'orchestra dal vivo, qualcosa del genere? L'orchestra dal vivo è sempre una cosa fantastica, il tutto dal vivo è una cosa, la voce sulle basi, sai, lì un ritardo qualsiasi si è rovinato, per cui secondo me l'orchestra è forte, è bella. Grazie Mara Maionchi e buon lavoro per la finale. Grazie, ciao.